Si protrae da quasi un mese la chiusura del parcheggio interrato di Piazza Bagolino qui ad Alcamo. Difatti, in un precedente servizio pubblicato qui su Alcamondo Blog avete potuto osservare la situazione che ha determinato la chiusura temporanea del parcheggio sotterraneo, parcheggio chiuso per verifica strutturale. E qui vediamo ancora la situazione che ha causato la necessità di effettuare queste verifiche. Vedete, qui è crollata una parte di parete interna e ha danneggiato un'autovettura comunale. Adesso raggiungiamo a piedi, vedete intanto qui l'ingresso del parcheggio interrato chiuso, raggiungiamo il parcheggio a raso, saliamo un po'. Infatti, a seguito di sopralluogo dei vigili del fuoco, si sta provvedendo a transennare una parte del parcheggio a raso in corrispondenza del cedimento che abbiamo appena visto. Ed è una situazione che deve essere monitorata con attenzione, perché la piazza Bagolino è già interessata da vari cedimenti del manto stradale. Nel parcheggio a raso continua a vigere l'obbligo del pagamento del ticket per i parcheggi, appunto, per gli stalli di sosta. Mentre nella vicina via San Francesco, traversa di via Florio, notiamo questa voragine, un tratto di strada è transennato. Gli effetti, insomma, del recente maltempo si fanno purtroppo sentire. Al momento, da quel che possiamo apprendere dal comune, non si prevedono tempi brevi, certamente, per l'apertura del parcheggio interrato di Piazza Bagolino. Si aspetta infatti di poter fruire di un finanziamento di almeno 40.000 euro per la rimessa in sicurezza.